Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuto alla nuova puntata. Oggi parliamo di moda. Abbiamo ospite un'imprenditrice dell'arte della moda, Miran Tirinzoni. A questo punto la domanda più spontanea che ci sorge è: oggi chi è Miriam? Come la descriveresti? Posso autodescrivermi in merito alla moda? Una sognatrice, una sognatrice che ha lanciato questo brand di moda in un periodo comunque abbastanza difficile, appena usciti dal Covid, quindi nel 2021, che da 2 anni che sta seminando, investendo, promuovendo, organizzando eventi, partecipando a eventi organizzati da altri, sperando di poter suscitare l'interesse delle donne e fare in modo che le donne possano apprezzare quello che è il mio modo di vederle vestite, di vederle abbigliate in maniera ricercata, esclusiva e personalizzata. Parliamo appunto di moda, che in fondo la moda è arte, è un modo per rappresentare l'espressione anche delle persone. È facile poi riuscire a convincere, soprattutto a rappresentare un po' tutte le donne in questo modo di porsi? No, non è facile rappresentare le donne in questo modo di porsi, anche perché le donne a cui mi rivolgo io sono delle donne abbastanza sofisticate, abbastanza esigenti, che vogliono distinguersi rispetto alla media delle donne che vestono degli abiti in serie, realizzati in maniera standardizzata, anche di alta qualità, ma realizzati in maniera standardizzata con delle collezioni. Invece io le voglio, tra virgolette, vedere vestite in maniera unica ed esclusiva. Quindi non è sicuramente facile, non è difficile, però come in tutte le cose ci vuole molto tempo, ci vuole tanta dedizione e tanto impegno. E le richieste più strane, eventualmente, se ci sono persone che hanno manifestato un'esigenza particolare, ci sono state, oppure è ancora presto per questa cosa? No, non è presto, ce ne sono. Non è assolutamente presto, anzi è il momento giusto. Ci sono tante donne che vogliono distinguersi rispetto alla media, ma come in tutte le cose bisogna ascoltarle, bisogna secondarle, bisogna essere in grado di farsi scegliere come creatrice, come brand, come ideatrice di quelli che sono i loro sogni. Nella realizzazione del progetto iniziale, quanto conta a quel punto scegliere il materiale e soprattutto il tipo di stoffa per poter abbinare Beh, anche la scelta all'abito? del materiale parte da due concetti, l'elevata qualità e la sostenibilità, che sono due concetti molto legati, perché se una casa di moda, uno stilista, un sarto, qualsiasi persona sceglie materiali di elevata qualità, sono sempre sostenibili. A mio parere, quello che non è sostenibile sono i materiali di bassa qualità. Ti faccio un esempio, c'è un tema molto dibattuto che è quello delle pellicce ecologiche, dove tutti dicono: ah, però la pelliccia vera no, non la vogliamo perché alla fine, sai, gli animalisti, eccetera. Ma la pelliccia ecologica è molto meno sostenibile, a mio parere, della pelliccia vera, perché la pelliccia vera, se non sfrutti in maniera troppo intensiva l'allevamento e quindi non crei un allevamento tanto intensivo, e quindi il visone, ti faccio un esempio, se non diventa un articolo di massa, è sicuramente più sostenibile rispetto alla pelliccia ecologica, perché il visone ha una vita di 100 anni. A me chiedono di rigenerare dei visoni tante donne che avevano nell'armadio delle loro nonne, perché non si butta mai, si rigenera, si tratta e lo si rimette a modello dandogli una nuova vita. La pelliccia ecologica, che è fatta con dei materiali non naturali, strutturati e a mio parere anche molto inquinanti, non è possibile rigenerarla. E non essendo possibile rigenerarla, crea dei problemi
oltre che di smaltimento, anche di, diciamo, proprio di... È un prodotto che ha un ciclo di vita talmente breve ed è destinato a creare un elevato inquinamento. Questo è un mio parere, per l'amor di Dio. Poi magari ci possono essere dei pareri contrastanti. Parlando un pochettino E del così mondo. questo anche in tutte le stoffe, tutti i materiali, tutte le stoffe che sono prodotte in materiali, tra virgolette, non nobili. Quindi non per esempio le sete, non le fibre naturali, sono di difficile rigenerazione e quindi in questo contesto sono più inquinanti perché poi alla fine non si possono trattare perché la qualità non lo consente, non si possono rigenerare perché non è possibile e quindi praticamente sono destinati a contribuire a un inquinamento maggiore del pianeta. Tante persone dicono io vado in un mercatino dell'usato e compro abiti a 5, 10, 20 euro perché sono sostenibili, ma non sanno in realtà, non conoscono la fabbricazione, non conoscono il fatto che sono prodotti con delle stoffe che non si possono riutilizzare e che quindi non sono per niente sostenibili, contribuiscono a creare problemi e danni al pianeta. Parlando di, questo caso parliamo anche di sfilate, quanto è importante l'utilizzo della musica abbinata principalmente a un determinato abito e quando effettivamente poi può far risaltare lo stesso abito, lo stesso. Ma su questo non ti so dire quanto possa essere importante. Secondo me ogni artista sceglie la musica che gli piace in quel momento. Tu sai che gli artisti sono sempre persone con delle visioni molto particolari, con dei caratteri molto particolari, magari anche un po' umorali, magari anche un po' dipende dall'umore del momento, dipende dallo stress del momento, dipende dalla tensione. Io solitamente nella scelta delle musiche vado un po' a temi di collezione, a tipologia di abiti che mando in passerella. Per esempio, se l'una delle ultime sfilate ho mandato in passerella, in sfilata, con gli abiti Mina Remix, che mi è piaciuta tantissimo perché dava quel gusto classico a quelli che erano i miei abiti. E quindi praticamente in quel momento lì mi sono sentita di utilizzare quella base come sottofondo, quindi un gusto molto classico, un motivo classico, Mina, un nome grandissimo, importantissimo, una regina della musica italiana, oserei dire forse la migliore di tutti i tempi, e mi sono sentita in quel momento di averla come sottofondo. La sto usando anche tanto nelle storie di Instagram, perché mi ci rivedo, mi ci rivedo con questi abiti. Da gran soirée, da collezione, da pezzo unico, mi ci rivedo. Poi ci sono stati dei momenti in cui magari avevo delle collezioni più che collezioni, avevo delle sfilate con dei temi più giovanili e allora magari ho usato una musica più ritmata di David Guetta. Per esempio, a me piace tanto David Guetta come ritma le varie canzoni, anche magari classiche, Titanium. Poi ci sono dei mantra della moda, per esempio Vogue di Madonna, ecco, ci sono delle canzoni che tanto incarnano le passerelle, a mio parere. Ma anche della musica classica non stona sugli abiti che io propongo. Quindi bisogna valutare un po' il momento, il tema, il periodo, anche il periodo magari in cui va in scena la sfilata, in base a quello ogni artista abbina la musica. E invece, qual è la sensazione che provi prima dell'inizio della sfilata, quando c'è quella tensione, quel pathos che in fondo porti un pochettino dietro, e poi alla fine della sfilata? Nelle due c'è contrapposizione probabilmente, ma quale sensazione provi nelle due fasi? Beh, prima di una sfilata c'è sempre tensione, comunque un minimo di tensione, c'è sempre un backstage da gestire, quindi bisogna sempre cercare di dare il massimo, di abbinare al meglio l'abito con la modella, l'uscita giusta, il movimento giusto, l'ordine giusto, quindi c'è sempre una paura che qualcosa possa girare storto. E quindi c'è sempre un bel po' di tensione, anche perché se sei solo in un evento da solo, la sfilata è solo tua,
è più facile la gestione, ma se partecipi ad eventi collettivi, o faccio anche tanti eventi dove magari ci sono altri artisti, magari si esce in serie, quindi lì il backstage è piuttosto, magari ci sono 4, 5, 10 artisti che sfilano, e quindi ognuno, le modelle sono magari, non sono 10 a testa, quindi non ci sono 100 modelle, magari ce ne sono 30, e quindi bisogna coordinare bene le uscite, i cambi, e ci vuole una bella giornata proprio per organizzare il tutto bene, perché poi lo fai sul posto, e quindi anche se tu ti prepari prima, abbinando già gli abiti alla modella, comunque c'è sempre qualcosa da mettere a punto all'ultimo minuto, perché è sempre meglio la parte, diciamo, visiva. Poi sai, gli artisti che fanno questo genere di attività sono anche piuttosto perfezionisti, e quindi vogliono sempre che tutto sia perfetto, sia tutto perfetto, impeccabile. Quindi si cerca sempre questo modo, insomma. E invece, quali sensazioni provi quando davanti a te ti si presenta una persona che comunque ha apprezzato, non lo vedi più tanto lo senti con le parole, ma lo vedi col suo sguardo, che sei riuscita a cogliere quell'espressione che lei forse ti descriveva, ma tu sei riuscito a ottenere appunto quel punto che in quel caso quale Ma guarda, sensazione io sei? ti dico, oh, sono una persona che va molto a pelle con le persone, e quindi andando molto a pelle con le persone, io a volte le peso anche solo guardandole, guardando lo sguardo delle persone. Quindi capisco se una persona viene a farti il complimento per lusingarti o se realmente lo pensa. Ma ti dirò che mi è capitato diverse volte che alla fine di una sfilata delle donne che io non conoscevo, ma che loro magari mi seguivano sui social da diverso tempo, venissero a, magari hanno aspettato anche un'ora che tutto finisse, che c'è, per conoscermi e per farmi i complimenti di persona. Questo mi è successo diverse volte, più di una volta, e con tutte queste donne, erano quasi tutte donne che in una maniera o nell'altra amavano comunque il Made in Italy, il mondo della moda, eccetera, eccetera, e con loro si è creato quasi sempre un rapporto comunque di connection, quindi una connection sicuramente molto, molto positiva. Ti hanno chiesto i selfie? Ti Come? hanno chiesto dei selfie? Vabbè, ma quello capita sempre, quello sì, sempre, ma quello te lo chiedono chiunque, però con queste persone si è proprio creata una connection che va oltre, capito, il selfie, il farsi vedere, è proprio una stima. E questo tu lo percepisci quando una persona ti guarda negli occhi. Mi ricordo sempre alla Fashion Week l'anno scorso, una ragazza, una signora che avrà, non so, 45 anni, mi ha aspettato un'ora e mezza e mi ha detto: io volevo conoscerti di persona, perché volevo complimentarmi con te di persona, perché non ho mai visto degli abiti così belli, non avevo mai visto una sfilata con degli abiti così belli. Ma io ho capito che questa donna lo pensava veramente, cioè lo pensava veramente e non stava mentendo, cioè non mi voleva lusingare in quel momento, non aveva bisogno di farlo, ma lo stava veramente facendo perché nutriva nei miei confronti una stima. Lei è un'appassionata di moda, frequenta un sacco di sfilate, ed era rimasta molto, molto, molto affascinata. Da come descrivi il mondo del tuo lavoro, penso, ho la sensazione che tu sia un po' più molto nelle linee pulite e non esasperate nella realizzazione dei tuoi lavori. No, linee pulite, no, ti direi di no. Ti direi di no, tutt'altro. Io non ho un tratto minimal nelle mie creazioni, no. Anzi, amo molto il rosso, ho molte creazioni rosse. Sono sempre alla ricerca di pitti particolari, di merletti particolari, di tratti molto particolari. E poi ti manderò, e tu sicuramente avrai modo di vedere, anche degli abiti tendenzialmente molto ricercati, e qualcosa sicuramente di non minimal e non di linee pulite. Non sono sicuramente una creatrice che manda in passerella il tubino nero. Anche se io lo amo molto il tubino nero, è un must che tutte le donne devono avere nell'armadio, ma secondo me l'abito, per come lo interpreto io,
è un farsi notare, ricordare, non passare assolutamente inosservati, ma senza essere kitsch o pacchiani, sempre con un tocco glamour, ecco, sempre con un tocco molto glamour, ma molto distintivo. Guarda, ti faccio un esempio. Ieri sera io e una mia cara amica eravamo alla cena di gala a Firenze, dopo l'Italian Award Ambassador, che hanno celebrato, diciamo, questa manifestazione così importante, dove sono stati chiamati tutti i principali influencer dei vari settori, quindi c'era il settore turismo, il settore hotellerie, c'era il settore beauty, c'era il settore moda. Io non sono un influencer, quindi ero lì come, tra virgolette, ospite, non come, ero lì come ospite e non come, diciamo, come candidata. C'era una mia amica come candidata, ma ti assicuro e ti manderò dei video. Noi, io e la mia amica con i miei abiti, eravamo quelle che all'interno della cena sono state le più fotografate. Ma perché questo? Non abbiamo vinto niente, la mia amica è arrivata seconda per il secondo anno, quindi non ha vinto niente, ma avevamo degli abiti talmente glamour, talmente made in Italy, che abbiamo ricevuto proprio i complimenti anche dalle altre donne che erano lì in nomination. E ti manderò i video e le foto di questa serata, se vorrai inserirle. E questo è quello che intendo io, il concetto del Made in Italy. Senza essere pacchiane, né volgari, né assolutamente svestite, ma abbiamo lasciato un tocco glamour a tutta la serata. E con questo, e con questa, con queste foto tu riuscirai a capire questo concetto che ti sto trasmettendo. Allora, intanto io noi ti ringraziamo Figurati. per essere stata ospite e ci diamo appuntamento per la prossima volta in modo che ci prosegui a raccontare il mondo della moda, perché il Made in Italy è sempre vivo, bisogna non dimenticare che il Made in Italy è importante ed è vivo. Quindi a questo punto ci mandano soltanto una cosa fondamentale, i saluti finali. Grazie, ringrazio tutti voi per questa intervista, ringrazio i tuoi ascoltatori, tutto il mio pubblico e le mie follower e continuate a seguirmi anche nel 2024 perché avremo degli eventi altrettanto strepitosi come quelli del 2023. Grazie mille e buonissime cose a tutti. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.